Ciao ragazze, come mi è stato richiesto in queste ultime settimane, sto realizzando un video per farvi vedere la densità di tutti i 5 gel trifasici della linea Emotion Nails, perché stanno riscuotendo un grossissimo successo, per cui questo mi viene chiesto e io esaudisco ogni vostro desiderio. Allora, cominciamo con il primo, Perfect Builder. Allora, Perfect Builder, tenete presente che questo è quello che uso io, per cui durante i corsi e tutto le bolle sono causate dall'uso malsano che ne viene fatto durante i corsi. Perfect Builder è un gel ad altissima densità. Infatti lo abbiamo consigliato molto quest'estate. Vedete? Lo abbiamo consigliato molto perché questo prodotto non cola in nessun modo. Vedete? Lo metto sulla mia tip e lui, dov'è? Dove viene messo, resta. Vedete? Persone a cui piace, persone a cui non piace. Come voi sapete, il gel è una cosa molto soggettiva. È per quelle persone che amano i gel ad alta densità. È un gel comunque elastico, nonostante sia ad alta densità, quindi rispetta in tutto e per tutto la struttura naturale dell'unghia. Ok? L'unghia deve essere sempre comunque elastica e flessibile, anche se ha la ricostruzione sopra. Quindi, Perfect Builder. Dopodiché, Start Gel. Start gel trifasico, media densità, colore trasparente con questo leggero riflesso. Anche questo, come Perfect Builder, può andare benissimo per creare allungamenti. È molto meno rigido, come potete vedere, di Perfect Builder. Guardate. Non cola neanche lui. Io in genere con questi gel faccio tutte e quattro le unghie assieme, perché tanto posso arrivare alla quarta che la prima non si è assolutamente mossa di niente. Ed ecco qua il nostro Start Gel. E ce lo spostiamo. Poso sopra le palettine in modo tale che poi vi faccio vedere cosa si è mosso, se si è mosso qualcosa. Adamantis, il gel, uno dei due gel più amati da me, ma anche dalle clienti. Allora, Adamantis è il gel trifasico più automodellante che ci sia in Emotion. In genere, quando si utilizza Adamantis, si fanno due unghie alla volta, non di più. Ok? Vedete che si muove? Bene. Stendo il mio Adamantis sulla tip. Essendo un trifasico abbastanza modellante, automodellante, poi gli indico dove andare e lui se ne va. Se anche in stesura lascio questi solchi, poi lui si adatta. Tenete presente che io adesso lo sto stendendo non come da manuale, perché come da manuale si stende in maniera molto diversa un gel. È per farvi vedere la densità. Vedete che si è più automodellato e abbiamo visto anche Adamantis. Start Gel Rosé, il mio preferito. Ottimo per allungamenti, per coperture, per l'effetto baby boomer. Ha una tenuta straordinaria su tutte le unghie. Poi chiaramente sulle persone che hanno problemi di iperidrosi si studia un pochino l'adesione più corretta, però
Starto Gel Rosé. Eccolo qui. Non è un gel di camouflage, perché se guardate non è colorato, non dà colore all'unghia. Crea questa velatura rosata che comunque va un po' a camuffare quelle che sono le imperfezioni dell'unghia. Secondo me questo gel ha una densità strepitosa, però ragazze è molto soggettivo. Io quando lavoro con Start Gel Rosé faccio tutte le quattro unghie insieme. Se devo allungare, allungo senza nessun problema, lui da lì non si muove. Vedete, questo qui è proprio il mio, mi viene naturale modellarlo. Steso anche Start Gel Rosé. E passiamo all'ultimo trifasico, il più rigido di tutti, che è il Cover Gel Nude. Ragazzi, sarà anche il più rigido, però vi piace da morire, chi lo usa lo adora. Allora, Cover Gel Nude è un gel trifasico di camouflage che può essere utilizzato, come tutti i trifasici Motion Nails, sia in allungamento che in copertura. Ottimo per la costruzione del muretto, ottimo per la French inversa. È un gel di camouflage molto universale, motivo per cui attualmente abbiamo solo ed esclusivamente un gel di camouflage. Una cosa che tenevo a farvi vedere è l'altissima densità di Cover Gel Nude. Fra tutti i gel Motion è quello più denso di tutti. Quindi se una persona lo compra pensando che sia un gel automodellante, si sbaglia di grosso. Cover Gel Nude è un camouflage ad alta densità. Deve essere ben modellato. Non ha alcun problema di polimerizzazione, quindi può essere utilizzato come struttura. Pensate che io ho una cliente che, sono anni che è mia cliente, ha sempre avuto con qualsiasi prodotto, anche con tutti gli altri gel Motion per carità, si rompe, si spezzano probabilmente la sua struttura dell'unghia, non ve lo so dire. L'ultima volta per caso ho detto, senti, ho detto, te le ricostruisco con Start Gel Rosé, duro e duro, una volta polimerizzato è comunque duro, a sto punto non deve rompersi niente. Effettivamente dopo 4 settimane è tornata, le aveva perfette. Questo è un caso che di solito mi arriva sempre con una, due unghie rotte o comunque l'angolino, perché oltretutto è un'onicofagica, quindi ha sempre le unghie in bocca. Probabilmente sui laterali esercita pressione con i denti e li spacca. Con Cover Gel Nude non c'è riuscita. Però, come vedete, di automodellante non ha assolutamente niente. Questo va polimerizzato e limato. Stop. Allora, ve li ho lasciati tutti quanti sulle loro palette, sono passati 8 minuti e mezzo e io vi faccio vedere cosa è successo a questi gel dopo 8 minuti e mezzo. Questo era Perfect Builder. Questo è successo a Perfect Builder dopo 8 minuti e mezzo. Cerco un po' di zoomarlo nel migliore dei modi, eccolo qui. Lui dopo 8 minuti e mezzo, il massimo che ha fatto è stato un pochino di pancia in questo punto qua, 8 minuti e mezzo. E questo è Perfect Builder. Poi abbiamo steso Start Gel Rosé. Start Gel Rosé. Dopo 8 minuti e mezzo è rimasto lì. Bene. Poi abbiamo steso Adamantis, che vi ho detto essere il più automodellante. E infatti Adamantis, vedete che si è un po' allargato lateralmente? Non è colato niente, però si è allargato, si è espanso.
essendo un'auto modellante, si adagia. È automodellante, però come potete vedere non cola. Io posso tenerlo così, lui non mi cola. Poi abbiamo steso Start Gel Rosé. Eccolo qui. E poi, per ultimo, abbiamo steso Cover Gel Nude. Vedete, lui è rimasto con le sue belle montagnole. Vedete? Ok, ragazze, io spero di avervi fatto cosa gradita. Questi sono i gel trifasici Emotion. Nessuno di questi gel trifasici si muove da come viene messo. Star Gel Rosé, Cover Gel Nude, Perfect Builder. Start Gel. E per ultimo, ma in realtà possiamo dire per noi il primo, è Adamantis. Ecco a voi ragazze, questi sono i 5 gel trifasici Emotion Nails. Un caro saluto a tutte.